E niente, niente, finisce 1-1 tra Sampdoria e Fiorentina, comunque un punto non da buttare. Diciamo che un po' d'amarezza lo lascia, perché alla fine comunque la Fiorentina ha giocato una buona partita, Faccia la discreta. perché sì, questo è un mio iscritto, ragazzi. Si chiama Riccardo Ambia, iscritto al mio canale, uno dei primi iscritti al mio canale. Intanto io vi invito ad iscrivervi a questo canale, perché lo dobbiamo far Super. crescere, dai ragazzi. Comunque, un po' d'amarezza lo lascio, perché comunque la Fiorentina ha creato le occasioni più nitide da gol rispetto alla Sampdoria, soprattutto nel primo tempo. Comunque ha spinto. Intanto qua dietro abbiamo Real Madrid Roma, come vedete, quindi facciamo un pochino Mi di qua manca di la là. diretta. Vediamo gli aggiornamenti. Comunque duriamo un po' il video, se succede qualcosa. Bene, è andato vicinissimo al gol, Comunque intanto. ora parleremo alla Fiorentina. E infatti, sì. Comunque la Fiorentina ha creato le occasioni più nitide da gol, secondo me, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel finale di gara è andata molto vicino al gol. Che cosa è mancata la Fiorentina? Un po' di cinismo, un po' di concretezza. E poi Audero ha parato qualunque cosa. Cioè, Audero ha parato tutto. Tutto quello che poteva parare, ha parato. Cioè, per Simeone non lo poteva parare, ma l'unica cosa imparabile. Poi tutto il parabile ha parato Veramente. tutto. Tutto l'ha parato. E dal tiro di Milenkovic e dal tiro di Chiesa a botta Milano. sicura, a botta sicura, Ma infatti anche lì, ancora veramente, in Piazza, portiere. il Fatto una tiro di partita Chiesa, veramente insomma, facile. cioè, a portieri ci ha messi bene, perché dopo Donnarumma c'è anche Audero, guarda caso di proprietà della Juve, guarda un po' te, Caso. guarda un po' te. Comunque, venendo alla partita, la Fiorentina ha giocato molto bene nel primo tempo, con grande intensità, ha meritato il vantaggio. Nel secondo tempo è un pochino calata. Con la All'inizio secondo Sampdoria, tempo, sì, infatti, 75esimo. sì, fino nella prima parte, Al nei primi 20-25 minuti del primo tempo, del secondo tempo, la Sampdoria comunque ha giocato meglio della Fiorentina, perché creato più palle gol, era più cinica, era più pimpante comunque. Poi la Fiorentina è uscita fuori nel finale con i tiri di Mirallas e di Milenkovic, purtroppo non sono entrati. Poi, Mirala sì, veramente poco. comunque ragazzi, Simeone, Stavo a giocatore parlare. indispensabile per la Fiorentina, cioè è in attacco e colpisce di testa, fa gol e poi rientra in difesa a fare la chiusura e poi centrocampo si prende il pallone, va indietro, va avanti, va indietro, va avanti, va indietro, va avanti, di continuo, di continuo, di continuo, non si ferma mai Simeone, ci mette proprio l'anima in Veramente. campo, mi piace veramente tanto, Era proprio perché dappertutto, sia in attacco, in difesa. onnipresente, onnipresente, Veramente, si veramente, vedeva dappertutto, era. onnipresente, sempre Poi 0-0. correva avanti, dietro, ha detto lui. Mamma mia, Fondamentale. Chiesa non mi ha convinto troppo, sinceramente. Me l'ha cambiata a Ha sinistra. fatto una gran partita. Piazza ha giocato bene, Piazza ha giocato bene, due tiri pericolosi, uno parato da Audero miracolosamente, seminava sempre il panico, cioè quando lo puntava a Tonelli, povero Tonelli lo faceva secco sempre. Se lo sognerà stanotte Tonelli, perché Piazza gli ha fatto girare un Probabile. po' la testa. Poi a centrocampo Veretout molto meglio, Veretout molto meglio rispetto alla scorsa uscita, molto 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 meglio, perché il centrocampista Viola comunque ha giocato davvero una signora partita, a mio Sì, avviso, perché davvero. dribblava, si faceva vedere in fase offensiva, in fase difensiva, cioè rispetto a Napoli tutta un'altra roba. Comunque, cioè, un punto a Genova, cioè, Sì. pensate voi, comunque l'ambizione della Fiorentina comunque era più o meno di essere inferiore alla Sampdoria, perché alla fine Sempre partivamo l'opposto. indietro alla Sampdoria. E invece nella partita di oggi abbiamo dimostrato di essere alla pari, se non superiori, ai Doriani. Quindi dimostriamo comunque un grande percorso di crescita, e su questo campo comunque ci ha vinto il Napoli, ci ha perso 3-0, la Davvero. Sampdoria viene da due vittorie di fila con 8 gol fatti e 0 subiti, e noi abbiamo fatto Il quasi primo gol perdere, subito. insomma, il secondo gol subito del campionato dopo averlo subito a Udine, l'abbiamo fatto noi con Simeone, insomma. Abbiamo giocato un'altra partita da grande squadra. Adesso c'è la Spal sabato in uno scontro diretto, perché noi la Sampdoria siamo a 7 punti, ci può agganciare soltanto il Milan, che deve recuperare la partita. E c'è lo scontro diretto appunto contro
la SPAL sabato, perché vincendo potremmo superare la SPAL, andare balzare a 10 punti in classifica contro i 9 della sorprendente SPAL, che è al secondo posto in classifica. Ricordiamo, veramente Ma sorprendente la appunto. cavalcata della squadra dei semplici. Comunque, poi nella Sampdoria Caprari. Caprari ha giocato bene con Assolutamente. la punizione sulla traversa, comunque il gol. Ma Quagliarella è un giocatore indispensabile per la Sampdoria, perché fa sportellate in attacco e si sbatte, rientra in difesa, si prende il pallone a centrocampo, guadagna fallo, fa salire la squadra. C'è cioè, un giocatore indispensabile per la Che tra Sampdoria. l'altro Rimpiazzato anche bene da Kovnacki, perché sì, appena entrata davvero. era tanta roba Kovnacki, Ha assolutamente. iniziato veramente col botto. Infatti. Sta anche per fare il gol, l'ha sfiorato. Comunque i cambi di Pioli penso che abbiano funzionato, perché comunque quando è entrato Benassi la Fiorentina nel finale ha creato panico. Quando è entrato Mirallas ha fatto il tiro. Sottil ovviamente sarà da ricontrollare, perché è un giovane, Ma anche lui ha ovviamente avuto la sua bisognerà occasione, avere però. pazienza, però anche lui ha avuto la sua occasione. Intanto il Bayern Monaco avanti 1-0 sul Benfica. Che dire, comunque usciamo da Genova a testa altissima. Peccato non averla vinta sta partita. Lewandowski ha segnato il Bayern. Peccato non averla vinta sta partita, perché cioè, secondo me, se la Fiorentina l'avesse vinta la partita non avrebbe rubato niente, mentre se la Sampdoria l'avrebbe vinta ci sarebbe stato un pochino meno, perché la Fiorentina ha creato comunque le palle gol più pericolose, secondo me. Arbitraggio ineccepibile, secondo me. Forse la difesa della Fiorentina. Ecco, parliamo della difesa. Bene. Dragoschi molto bene ancora, ma convinto dopo la partita di Davvero. Napoli, mentre la difesa poteva essere un pochino più sveglia Sì, potevamo evitare il sul gol. gol Anche di. se bisogna dargli anche il merito per averlo fatto. Dragoschi ancora molto bene, appunto. Intanto io sto registrando con la maglia di Davide Astori della Fiorentina, come vedete, il nostro capitano per sempre. Pezzella, comunque non male, io non mi sento di dare un'insufficienza alla difesa della Fiorentina. Voi fatemi sapere nei commenti, un commento bisogna sempre Cioè, lasciarlo, tutti iscrivetevi il al commento, assolutamente. canale se ancora non l'avete fatto, lasciate tanti mi piace al video. E voi condividete anche questo video e noi arrivederci, ragazzi, al prossimo video! E adesso, forza Roma!